2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sole, mare, temperature altissime e i bagnanti che prendono d'assalto le spiagge. Il rovescio della medaglia è invece le case con i rubinetti all'asciutto, tanta disperazione, un grido d'allarme che arriva da tanti quartieri, mentre formalmente la distribuzione idrica interrotta a fine maggio sarebbe ripresa in tutti i quartieri. Ma la gente dice altro e ci sono moltissime lamentele. E c'è la rabbia di chi in questi giorni veramente afosi è costretto a fare i conti con i rubinetti a secco e con la mancanza del prezioso liquido. Di contro la rabbia è che arrivi in una via della città come via Federico Caffè e trovi le cascate di acqua, cioè l'acqua che finisce veramente nelle strade. È insopportabile che in questa città l'acqua va a finire laddove non dovrebbe andare, e quella dei campi va a finire nel mare per la questione delle dighe, qua calt'acqua non c'entra, e invece l'acqua che dovrebbe finire nei rubinetti dei cittadini la vediamo scorrere per le strade, mentre la gente è disperata, mentre la gente si chiede se sia giusto dover trascorrere le giornate di caldo così intenso con il disagio fortissimo di non sapere come doverti lavare e come dover provvedere alle esigenze minime della vita. Ed è questa Gela, una città dove fino a quando ci saranno questi problemi il turismo diventa veramente una chimera. Certo, lo è una chimera per tantissimi altri motivi, ma l'acqua è un bene prezioso, e allora ogni volta che arriva l'estate c'è sempre qualche problema, quando arrivano le feste c'è sempre qualche problema, e vivere in queste condizioni è sicuramente poco piacevole, e il grido d'allarme dei cittadini andrebbe veramente ascoltato. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.